bentornati nel canale Casa Superstar. Bocciati food, bocciati cibo, cioè cibo bocciato, che di per sé il concetto proprio è sbagliato, non mi piace dire cibo bocciato, però sono degli alimenti che io sto utilizzando in questo periodo e sinceramente no. Un paio di cose già pronte, un paio di cose da preparare, un paio di cose, vabbè, facciamo questo video e ce ne usciamo proprio, va? Allora, presa dalla smania, ho acquistato una cosetta, anche perché ero messi lì a un euro, ho detto cent'anni fa compravo quelli aglio e prezzemolo, quando non mi formalizzavo molto su certe cose, ho detto vabbè, li prendo di tanto in tanto, quando faccio, siamo in tanti e faccio grandi teglie o dipende che condimento sto preparando, gliene scatafotto uno e ciaone. Ma allora, sono questi di Knorr e sono dadini piccoli. Ma come si chiamano? Aspetta, magia di aromi, cipolla, sempre pronta alla mano. Allora ragazzi, parliamo. Quanto vale mettere la cipolla normale? Che io metto? Io pensavo che desse una maggiore aromatizzazione. Vedi, sono piccolini così. Il fatto è il seguente, che non si sciolgono sostanzialmente, perché quando io compravo quelli aglio e prezzemolo, che però sono un po' più grandi di questi, quelli che compravo io prima, perché obiettivamente io il dado l'ho in frigorifero soltanto per quando faccio il timballo di riso o le arancine. È l'unico momento in cui utilizzo il dado, ma poi per il resto sinceramente non uso manco sale, figura di dado. Questi aglio e prezzemoli di cui ti sto parlando sono leggermente più grandi e piatti. Io mi ricordo che prima, quando li compravo, ti posso dire qualche minuto prima che le patate fossero pronte da servire, grattugiavo col coltello sto mezzo dado su tutta questa grande teglia e veniva una cosa meravigliosa. Ora invece ti devo dire che ho provato qua, ma guarda, sono ancora praticamente qui dentro, ne ho dato un paio da provare a una mia amica, io ho detto ma vedi come ti ci trovi tu, magari sono io a non saperli utilizzare, oppure è possibile, però lei ha avuto la stessa mia sensazione, mi disse Lisa ma non si sciolgono sti dadi, ma completamente, cioè tu li metti per esempio nella padellata di verdure, non si sciolgono, quindi quanto vale utilizzare la cipolla e il sale normale, qua ci sono altre cose dentro. Li ho comprati così per sbrio. Io ho un vago ricordo, nel senso io sono quasi sicura di averlo comprato altre volte, almeno una volta soltanto. Quando l'ho riacquistato ultimamente, che l'ho utilizzato tra l'altro per una video ricetta, e poi l'ho riutilizzato, mi sono detta, allora mi ricordavo bene che quando l'ho preso ho detto no, ma questo... Però non ero certa. Comunque, parlo in particolare di questo riso, il versatile della Gallo. Questo praticamente ci dice per te, chicchi per tutte le ricette, già di per sé questa a me avrebbe dovuto fare suonare 100 campanelle di allarme contemporaneamente, perché sul riso ci sarebbe da parlarne per giorni. Aspetta che tolgo la suoneria, così, ecco. Allora dici, tu ci potevi pensare prima, hai ragione. Allora, versatile, ci puoi fare tutte cose sostanzialmente, dal risotto ai timballi. Allora, non mi trovano assolutamente d'accordo, perché il riso con cui si fa il timballo o le arancine o il risotto è decisamente diverso dal riso con cui puoi preparare l'insalata. Io con questo riso non mi trovo. Cuoce in 8 minuti, forse io mi sono lasciata trarre in inganno, ho detto wow, cuoce in 8 minuti, quindi credo che sia stato più la cosa degli 8 minuti, però mi vale come promemoria. Io poi ci ho pensato, ma io questo riso tempo fa mi ero trovata male, lo bocciolo e quindi lo continuo a utilizzare, figurati, ma non credo proprio che rientrerà molto facilmente nella mia dispensa. Allora, sono cascata in un tranello. Tiger di Palermo non vende alimenti e non vende spezie e cose del genere, non mi chiedere perché, me lo hanno spiegato, a me viene da ridere. Sono caduta in questo tranello perché sostanzialmente io non compro mai cibi precotti, sostanzialmente, però mi faceva simpatia questo, che sono dei noodle. Allora, io la bustina all'interno, sono noodle al curry, la bustina all'interno sinceramente non l'ho aperta, non l'ho utilizzata, ne avevo prese diverse confezioni, io prendo, sinceramente la butto, perché ci sono dentro cosissime, a me interessava proprio il contenuto, gli spaghettini che ci sono all'interno. Ma senti, posso dire una cosa, quanto vale comprare un bello paccone di noodle allo Shan, che costa leggermente di più, ma praticamente se poi ti fai il
calcolo di quanto contiene questa confezione, cioè di quanto è contenuta in questa confezione, nella confezione dello Shan, cioè conviene lo Shan se vogliamo guardare il prezzo. Poi io ti devo dire, io spesso vado, quando mi trovo in centro, c'è un market internazionale che poi vende pressoché cose orientali, in via Garibaldi, quindi quando io sono in centro e soprattutto riesco a trovare parcheggio, perché quella è una zona maledetta, e se sei di Palermo lo sai che il vero problema di Palermo non solo è il traffico ma è anche il parcheggio, quindi se riesco a beccare parcheggio in via Garibaldi o zone limitrofe e soprattutto il tempo, entro al volo e prendo qualcosa. Tra quelle cose che io prendo sono gli spaghetti di riso oppure questi tipi di spaghetti che sono i noodle. Guarda, li boccio perché fondamentalmente, lascia stare che io non uso la polverina per dare l'aromatizzazione, no, io uso il curry, metto il curry io, lo preparo io, l'intingolo e il brodo per accompagnare i noodle. Non mi soddisfano tanto perché si arrivano a spappolare, cioè ti spiego, se io per esempio faccio il minestrone, certe volte per accompagnare questo minestrone o uso dei crostini oppure metto i noodle, non metto l'intera confezione perché certe volte sono così tanto di fretta che non ho il tempo di sedermi a apparecchiare, però questi sono comodi perché hanno bisogno di cotture, gli oscillati si cuociono con l'acqua calda e cose del genere. Il fatto è il seguente: non tengono per niente la cottura tra virgolette ovviamente dell'acqua calda e del brodo, cioè tendono poi a spappolarsi e diventare proprio sgradevoli al palato. Ecco perché li sto bocciando, c'è un motivo per cui costano poco fondamentalmente. Boccio una cosa che ho fatto vedere in un video haul del MD Todis. Allora, non mi hanno fatto proprio impazzire, non sono male, ma sicuramente a mio parere c'è di meglio. Il concetto mi piace, il concetto di facilità di cottura e di preparazione, soprattutto per chi ha poco tempo, mi piace. Il concetto che si preparino in poco, magari la sera sei un po' stanco, non c'è tanto voglia di cucinare, però vuoi mangiare qualcosa, soprattutto se c'è freddo e vuoi qualcosa di caldo, mi intriga. Il prezzo favolosissimo, però non mi sono piaciute queste minestre qui. Allora, questa è una vellutata, non è una minestra, scusa, vellutata di fagioli e curry. Avrei capito che mi piace il curry, se ti interessa mi piace anche tanto il pepe curry e l'aglio, una signorinella, guarda, ci sono momenti in cui questa casa sa di ristorante indiano, non sto scherzando. Comunque, io la prima volta ho seguito le indicazioni in confezione, quindi bene o male il tempo è stato quello della confezione, l'ho fatta cuocere leggermente di più perché secondo me andava cotta un po' di più. La seconda volta l'ho cotta con un po' più di acqua ed l'ho fatta cuocere decisamente di più. Il problema era il seguente: sento la farina nel palato, io la sento, sento proprio la farinetta del coso dei fagioli. Lascia stare che non ci vuole niente a farlo, però ovviamente devi procurare la farina di fagioli borlotti, farina di fagioli cannellini, il curry dolce in polvere, qua c'è zucchero, poi c'è farina di riso, quindi vabbè, percentuali sono ridicole. No, tra l'altro essendo farina di legumi, praticamente se tu la vuoi preparare prima, o per esempio io quello che ho fatto una volta, l'ho preparata di mattina, così ho detto beh, quando torno a casa devo soltanto riscaldare, ho pranzo e cena, con l'intenzione di aggiungere dei noodle oppure di mangiare dei crostini oppure di sgranocchiare così qualche tarallo per fare qualcosa di diverso, praticamente è diventato un matappone di gelatina. Tra l'altro era quella la barbabietola, se non sbaglio era rosa, è diventato, cioè io avevo questa cosa di gelatina, giustamente ci ho pensato dopo, bravo il genio, quindi con quello scopo non si può fare. In realtà si prepara in 5 minuti, io la volevo trovare già pronta in modo tale soltanto a riscaldarla e non dovrei fare altro, e quello è stato un flop. Niente, le boccio perché nonostante apprezzi il prezzo e il concetto che sta dietro, perché ci sono legumi che saziano, hanno un buon apporto calorico ma di energia più che calorie, no, io non so come mi sono persuasa a comprare sto pane qua, ma non lo so neanche io. Ho detto lo compro, però non lo so, ma perché o me lo preparo da sola il pane, e che capita, io la domenica mattina oppure il sabato sera impasto e poi la domenica in forno, o me lo preparo io o lo compro, se vedo il panificio fa certe basti, io chiedo come tagliano le farine, sono a rompiscatole in questo allucinante, i panifici mi odiano secondo me comunque, però lo vedono perché mi interessa tanto. Che c'è un signore in particolare, un panificio vicino a casa mia, che quando io entro e mi dice vieni ti faccio assaggiare una cosa, ti ho pensato, cioè non sa neanche
anche come mi chiamo, ti ho pensata, ho tagliato le farine, perché io metto la senta, ma lei come fa? E lei, ma quanto sale aggiunge? Ma lei e l'acqua, ma mi spiega una cosa, perché io ho avuto difficoltà. No, e questo signore, guarda, si mette con una pazienza, mi aiuta, è troppo carino questo signore. Comunque, cotto su pietra. Se vedete cosa intendono per pietra. Allora, frumento, sigale, orzo, avena, semilli e semi di girasole. Quanto ora me lo faccio io sto pane, veramente? Me ne sono pentita. Allora, è di quello tagliato a fette. Io non so se si... Vedi la fetta? Questa è la fetta, non la fetta. No. Non mi piace per niente. Allora, pesantissimo al palato. Pesante sullo stomaco. Mi rimane sullo stomaco. Tu pensa che io a pranzo di altri tipi di pane simile che io di tanto in tanto acquisto. Guarda, ne ho preso un altro da mostrarti. Pensavo di averlo finito, invece ho trovato una fetta. Questo l'ho preso a Natura Sì, che come vedi è simile. Qui. Per esempio io di queste in fase di grande fame ne mangio due, di norma ne mangio una e mezza come fetta, che sia a pranzo o a colazione, ne mangio una e mezza e spesso anche due. Di queste praticamente io il primo giorno ne ho tostate due, perché io lo tosto, perché sai questo tipo di pane risulta molto pastoso perché è veramente umido, quindi io preferisco tostarlo. Guarda, lo metto sotto il grill per 5 minuti, cioè 2 minuti da una parte e 2 minuti all'altra. Nonostante questo, la tostatura non è stata il massimo. Mi risulta veramente pesante sia al palato che allo stomaco, è antipatico da digerire. Quindi bocciato. Questo è del marchio Daily Bread, pane e 4 cereali. No, bocciato. E questi, mia cara o mio caro, erano i miei bocciati alimenti. Sono cosette, sai, quelli sia per gusto che per preparazione. Se hai qualche sconsigliato, qualche bocciato, segnalo tra i commenti che vediamo di parlarne. Magari vedi anche tu, se hai consigli per esempio su come utilizzare il riso, questo qua versatile, scrivilo tra i commenti. E magari se hai qualche bocciato scrivilo, perché ci si può scambiare dei consigli e utilizzare quello che abbiamo. Peccato, l'abbiamo comprato, un gran peccato. Io tutto quello che ti ho mostrato lo utilizzerò, ma non mi piace. Spero che il mio video ti sia piaciuto, interessato, ti abbia tenuto compagnia. Non dimenticare a lasciare un pollice in su se vuoi aiutare me e i miei canali a crescere. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova video ricetta. Ciao!